Buongiorno! Scusa per il ritardo, Freddy. Dovevo trovare il mio action fish da portare in classe. Non c'è problema, Luther. Ma ora sbrighiamoci o faremo tardi. Non vedo l'ora di parlare in classe, Freddy. Che oggetto porti da spiegare alla classe, Luther? Ho preso il mio action fish. Non vedo l'ora di parlare in classe, Freddy! Freddy, a volte la scuola è proprio divertente! Luther, imparare è sempre divertente! Che oggetto porti da spiegare alla classe, Luther? Ho preso il mio action fish! Vediamo chi arriva prima, Freddy! Dove sono tutti i pesciolini? Siamo nascosti! I pesciolini dicono che la scuola è infestata da un fantasma che sta rubando loro tutti i giocattoli! Ho visto il fantasma, signorina Ombrina! Ero paralizzato dalla paura! Così mi ha rubato il giocattolo! Boo! Ehi, ma quello è il mio giocattolo! Boo! Questa storia non mi convince! Non esistono i fantasmi! Io e Luther troveremo questo imbroglione di fantasma e riprenderemo tutti i giocattoli! Buona fortuna, Freddy! There's a ghost in the school, the puppies are scared. The ghost showed up, we weren't prepared. If it doesn't leave, the school is done. Cause learning with a ghost is just no fun. Tutte queste cose spettrali! Magari la signorina Ombrina si dimenticherà di darci i compiti per caso. Sono contenta che la signorina Ombrina abbia deciso di restare con noi. Non correrete pericoli, vero, voi due? Oh, niente che io e Luther non possiamo affrontare! Preferirei essere beccata con le pinne nel sacco del mangime! Dimmelo a me! Piuttosto che vedere di nuovo quel fantasma! Quel fantasma mi ha fatto perdere 10 anni di vita e non ne ho ancora 10. Non lascerò di certo che quel finto fantasma mi spaventi. Ti prego, Freddy, fa che non spaventi nemmeno me.
Sono pronto ad affrontare il fantasma! Non si può mai sapere, anche un paio di forbici di plastica può tornare utile. Ah, Luther? Sono spaventato a morte dallo spettro, ma per il resto tutto bene. È così furba, Freddy? Sono semplicemente più grande di te, Luther. Ehi, Luther! Il fantasma! Prendiamolo! Ehi, tu! Fermo! State molto attenti. Ritornerò. Quel giocattolo sarà mio. Freddy, è quasi riuscito a prendere il mio action fish. Perché quel fantasma vuole rubare i giocattoli dei pesciolini? Guarda, il fantasma ha perso un pezzo. Luther, non mi pare proprio che i fantasmi indossino lenzuoli. Chiunque sia si sta solo travestendo da fantasma per spaventare i pesciolini. Ci sono! Prepariamo una trappola per catturare questo imbroglione! Guarda, abbiamo quasi tutto quello che ci serve! Questa è
la lista delle cose che ci servono per preparare la trappola. Dobbiamo solo mettere tutto insieme per terminarla. Ci serve solo un salvagente, un tappo, un gadget mano a molla, una fune e una carrucola. Sei così furba, Freddy! Sono semplicemente più grande di te, Luther. Cosa facciamo adesso, Luther? Sei tu il capo! Questo lampadario fermerà di sicuro quel cattivone! Non vedo l'ora di catturare quel rubagiocattoli a tradimento! Lascialo a me! Lascialo a me! Ehi! Non vedo l'ora di restituire i giocattoli ai pesciolini. Una volta finita la trappola, farò il cerchio della morte attorno al fantasma. Fortunato ad avere un'amica così furba e coraggiosa come te, Freddy. Luther, anch'io sono fortunata ad avere te come amico. Veramente? Wow! Guarda! Un libro che insegna a sciogliere i nodi! Ci potrà essere utile! Sono fortunato ad avere un'amica così furba e coraggiosa come te, Freddy. Luther, anch'io sono fortunata ad avere te come amico. Veramente? Wow! Yes.
Possiamo usare questo tappo per preparare la trappola! Wow! Non lasciare uscire le bolle! Stai riempiendo lo scompartimento di aria! Questo posto fa uscire il meccanico che c'è in me! Non vedo l'ora di trovare il tappo per la nostra trappola! Stiamo avvicinando sempre di più al finto fantasma. Sei così furba, Freddy? Sono semplicemente più grande di te, Luther. Freddy, perché l'arancia non va mai a fare la spesa? Perché? Perché manda a Rino! Quell'imbroglione di un fantasma merita di essere catturato! Ti possiamo giocare nel sottomarino? Sì, ma dobbiamo stare molto attenti. Capitan Crauto è un vero capitano, Freddy. No, ma non abbiamo di meglio.
Capitan Crauto, come va con il sottomarino? Fa alquanto lento, ma senza problemen. Così ho il tempo per cantare le mie canzonen. An iceberg to the Titanic's hull did rip, a surefire way to spoil a good trip. Hey nanny nanny and a hutcha-cha, hey nanny nanny and a hutcha-cha. Là, Capitan Crauto, come va con il sottomarino? Fa alquanto lento, ma senza problemen. Così ho il tempo per cantare le mie canzonen. An iceberg to the Titanic's hull did rip, a surefire way to spoil a good trip. Hey nanny nanny and a hutcha-cha, hey nanny nanny and a hutcha-cha.